tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Oggi voglio mostrarvi tutte le decorazioni, cioè tutte, qualche decorazione che abbiamo comprato per il nostro albero. Siccome è il primo Natale che festeggiamo da marito e moglie, quindi volevo condividere con voi i nostri piccoli addobbi. Ne dovremmo comprare sicuramente altri perché l'albero è gigante. Abbiamo comprato un albero di 2,10 m, largo tantissimo, quindi quelle che abbiamo comprato secondo me non bastano, però iniziamo a condividere questi con voi. Allora, abbiamo comprato, che gli è piaciuto a lui, io non ne sono tanto convinta, però la punta, questa stella, è tutta brillantinata, spero che vediate la forma e tutto. E praticamente io non volevo una punta normale, non volevo neanche mettere il fiocco o l'angelo sopra la punta, volevo qualcosa di diverso perché le punte sono viste e riviste e non mi piacciono. Poi vi faccio vedere un'altra cosa, una chicca bellissima che l'ha voluto Antonio, è questo, non so come chiamarlo, Babbo Natale, non lo so, folletto di Babbo Natale, non lo so come chiamarlo, però è tanto carino all'interno dei brillantini, cioè come fare ai bottoni qui carini, come farlo a lasciarlo in negozio, e l'abbiamo comprato, stupendo. Poi ho comprato questi, non so come si chiamano, rami, non lo so, tutti brillantinati. Ne ho preso uno bianco e due rossi. Siccome la nostra casa è bianca, e ho voluto fare l'albero bianco e rosso, però il colore principale è il rosso perché col bianco che abbiamo noi in casa spezzava tantissimo, quindi risalta ancora di più questo rosso e anche il bianco dei nostri mobili. E quindi ho preso questo qua che è bianco con i brillantini e queste, non lo so come chiamarli, rami di rossi, che vanno messi poi su un vaso, questi rami vanno messi che scendono così, bellissimi, che già l'ho provato e stanno veramente bene. Poi ho comprato questa, qui che c'è scritto Merry Christmas, e poi ci sono qua le, come si chiamano, le pigne, si appende, e poi tutto brillantinato. Non so se lo metterò direttamente sull'albero che scende così, oppure lo metterò fuori la porta, ma non ne sono convinta. Voglio la ghirlanda classica perché mi vede di più, oppure metto questo. Se aprono i negozi, se riesco ad andare nei negozi, prendo la ghirlanda grande, ma non lo so ancora. Poi ho preso questa presina per metterla in cucina col Babbo Natale, mi piaceva tanto, non ce l'ho con il Babbo Natale, mi piaceva tanto, l'ho voluto comprare. E dietro è rossa, bianca e rossa. Poi ho comprato 4 di questi rametti con il vischio da mettere o da qualche parte oppure infilarli dentro l'albero. Ne ho preso 4 giusto per vedere come ci stanno, perché essendo che è la prima volta che facciamo l'albero devo vedere pure come ci sta, in caso poi li vado a comprare. Ops, ho già rotto, come si fa adesso? Si infila. Poi ho comprato questa specie di sabbia brillantinata bianca da mettere o dentro un vaso oppure mischiata insieme a questa che è rossa, che ho comprato pure, troppo top, bellissima. E poi ho comprato questi qua che sono alberi di Natale rossi da mettere, non lo so, sopra una tovaglia oppure da sparsi nel salone, insomma da qualche parte così. Non lo so, mi piaceva e l'ho preso. Poi in qualche modo farò. Poi ho comprato questo presepe mini, presepe solo con la Sacra Famiglia.
Mi piaceva tantissimo, costava pochissimo e l'ho voluto prendere perché, non lo so, mi piace, guarda che carina. Troppo, troppo carina, mi piace tanto. Poi ho comprato questa serie di luci, che sono 400 luci LED, e ne ho preso due confezioni, ma credo che siano pochine. Poi ho comprato questo Mino, come si chiama? Mino del, come si chiama? Pan di zenzero, una cosa del genere, non mi ricordo, sì. Quelli che fanno gli americani a Natale. Infatti voglio impararmeli a farli pure io perché ho visto tanti film di Natale, decorarli è fantastico, mi piacciono tanto farli. L'altra busta abbiamo preso, se riesco a prenderlo naturalmente, questo scatolo di palline che mi piacevano tantissimo e sono rosse e bianche. Mi piacevano tanto e le ho volute prendere. Poi ho preso una pallina di questa che mi piaceva tantissimo, mi piace questa. Ops. E poi c'è la stessa sul rosso. Sono bellissimi, mi piacciono un sacco. E poi abbiamo preso uno scatolo gigante di palline, rosse normali e rosse opaco, che secondo me sono anche belle, tutte la stessa grandezza sono tante. Poi ho voluto comprare queste palline, che all'interno ci sono, peccato che non riesco ad aprire, ci sono con i brillantini bianco normale e poi qua c'è un disegno con le stelle. Stelle, brillantini e bianca. Poi ho preso quest'altra, palline rosse grandi, che sono sempre con i brillantini. Non lo so, Natale mi piace rosso e brillantini. Non lo so perché, ma brillantini più ce ne sono, Natale è meglio e mi piacciono. Poi di quella confezione bianca ne abbiamo preso due, me ne ero pure dimenticata, sono due. All'interno di ognuna ce ne sono sei. Sì. L'ultima cosa che abbiamo comprato è questo. Qua ce ne sono, mi pare, 12. Non mi ricordo, aspetta un attimo. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 34. Qua ce ne sono 24 palline bianche, tutte brillantinate, non so se riuscite a vederle, spero di sì, sono brillantinate bianche. Non li apro perché poi si rovina la confezione. E quindi sono, non so se sono parecchi, se basteranno per l'albero, ma temo di no. Però al negozio dove siamo stati c'erano solo palline. E vediamo se riesco ad andare in un altro negozio e vedere se troviamo altre cose carine, tipo dei pupazzetti piccolini da metterli qua e là, o altri tipi di decorazioni, perché queste solo palline mi sembra un po'. Anche se sono belle le palline, specialmente queste, mi piacciono un sacco queste bianche, però volevo qualcosa di più particolare. Comunque, non so se tutte queste decorazioni che abbiamo comprato ci bastano per quest'albero, ma credo di no, perché è un albero di 2,10 m e secondo me è troppo poco quello che abbiamo comprato. Non lo voglio riempire da soffocare, da non vedere più l'albero. Però qualcosina così lo vorrei ancora comprare. Non tante, però. Oppure voglio comprare qualche decorazione per mettere in tutta la stanza. Non addobbo tutta la casa perché stiamo principalmente qui e quindi voglio mettere l'atmosfera natalizia solo in questa stanza e in cucina, ma poco in cucina. Di più voglio dedicarmi a questa stanza.
Però vediamo se andiamo, se si può andare in giro con tranquillità, andiamo, altrimenti lasciamo per il momento queste decorazioni che abbiamo comprato e poi devo vedere sui siti, ma sono andata su eBay e su Amazon, non mi piace niente, non c'è niente, non ho visto solo palline e dei pupazzi bruttini e quindi non sono stata soddisfatta da quello che c'era su internet. O devo andare, che ne so, su Ikea, su altri siti per vedere che cosa c'hanno lì. Se avete qualche sito da consigliarmi, scrivetemelo qua sotto, così posso andare a controllare qualche decorazione. Ah, ho visto Shein, una cosa del genere, e lo spruzzino del profumo, quello che è automatico. E ho visto che volevo i cuscini, le fodere per i cuscini, così da mettere sul divano, così carini carini, solo che non mi convince questo, cioè mi convince, cioè è buono come sito perché ne vedo parlare tantissime ragazze di questo sito, però poi ho detto se ordino non so se mi arrivano in tempo per Natale e questo è il problema, quindi volevo trovare un sito, diciamo, che arrivano più velocemente, capito? Tipo Ikea, tipo Maison du Monde, l'ho pronunciato bene, boh. Comunque questi siti qua che so che entro Natale mi arrivano, perché è inutile che mi arrivano dopo Natale e poi io ce cioè, le devo togliere. Sì, mi rimarranno per l'anno prossimo, però io quest'anno volevo i copricuscini belli. E niente, spero che questo inizio di decorazione vi sono piaciute. Se vi sono piaciute lasciate un like e niente, io vi mando un grossissimo bacio e come sempre iscrivetevi al mio canale, qui sul canale YouTube, sulla mia pagina di Instagram, Antonella Estetista, che passione, mentre su TikTok sono Antonella Estetista, che passione. Ho detto giusto, penso. Sì, allora, ripeto, Antonella estetista per passione su Instagram. Su TikTok sono Antonella estetista che passione. Insomma, come si dice, che fantasia ho avuto. Ma va bene così. E io vi mando un grossissimo bacio, vi abbraccio e grazie di aver guardato il mio video. Ciao ciao!